didattico di una certa direttrice Zanna e Calfa, al film, la quale ci ha seguito un po' di tempo in questa attività, da quando ha capito che sarebbe stato interessante anche per loro entrare nel nostro circolo, nel nostro giro, così che ha contattata, io ho detto che era possibile la cosa, lei ha preso l'aereo immediatamente per venire qui in Italia, da parlare, ci siamo incontrati e abbiamo deciso di fare questo della cultura d'Algeria, il che significa che sta già lavorando per organizzare alcuni eventi nostri con il patrocinio dell'Istituto Nazionale, naturalmente, non il Istituto Privato, e quindi il patrocinio non è già soltanto morale, ma era anche pratico, attuativo, operativo, e anche i contributi per poter fare delle cose importanti, cenellaggi, penso, dovrebbero essere dei cenellaggi per la città algerina. E città italiane dove noi abbiamo già delle sedi, addirittura con l'Aretonio, manifestazioni culturali, quindi possiamo mandare dei nostri musicisti, dei nostri pittori, fare delle nostre righe, allora ovviamente farebbero questa cosa qui. E anche un turismo culturale che si svilupperebbe tra le città in cui noi siamo presenti in Italia, con le associazioni, come dicevo, in Emilia Romagna, con Paola Otti, in generale. Senti, che tempi ci sono per realizzare concretamente queste cose? Abbiamo già delle persone, personaggi aggiunti che sono riscritti